Sono state premiate ieri presso la stazione marittima di Salerno le tre migliori idee imprenditoriali che hanno partecipato alla seconda edizione di ERG Regeneration Challenge, iniziativa lanciata da ERG con la collaborazione di D-Pixel per individuare talenti e idee imprenditoriali ad elevato contenuto di innovazione nei settori energia ed infrastrutture. Un'azienda come la ERG che ha convertito in 10 anni le sue attività dal petrolio ai rinnovabili e oggi ha un ruolo importante in questo paese, ma in Europa, tra l'energia eolica, quella solare, l'idroelettrico, anche la sfida tecnologica è una sfida fondamentale per poter essere competitivi, perché per esempio i sistemi di controllo delle macchine, degli aerogeneratori, possono essere fatti attraverso sensori che consentono di fare la manutenzione predittiva, cioè di intervenire prima dei guasti e quindi di ridurre il fermo impianto e quindi di migliorare, come dire, la redditività. Ecco, è una sfida fondamentale per un'azienda che comunque, come ERG, è un'azienda che ha un'organizzazione industriale, a differenza di altri competitor che sono invece tipo i fondi investimento, hanno proprio una filosofia finanziaria. Presidente, c'è la giusta attenzione, parliamo a livello governativo, nazionale oggi per il rinnovabile? Sì, voglio dire, anche nelle linee dell'attuale governo di spingere di più sull'energia rinnovabile a livello di obiettivo. Poi in realtà è cosa molto più difficile e fare e realizzare i piani per ottenere un'accelerazione, perché ci sono tutta una serie di complicazioni che non consentono, come dire, di accelerare l'aumento della quota di rinnovabili nel nostro paese quanto si vorrebbe. Gli obiettivi europei al 2030 sono molto severi, l'Italia è in grado dal punto di vista tecnologico di raggiungerli. Il problema, che non riguarda solo il settore energia in Italia, sono le complessità burocratiche e autorizzative che allungano i tempi normalmente, e quindi lo sforzo di aziende come la nostra è massimo. La tecnologia consente di alzare la quota di rinnovabili, ci auguriamo che come dire, i tempi a burocrazia non siano un impedimento allo sviluppo, che la politica, il governo e le aziende come la nostra si auspicano.